Carissimi amici di Rossini TV, ben ritrovati. Oggi mi trovo a Gradara per l'inaugurazione di un nuovo bed and breakfast. Si chiama Serra Country House, una struttura completamente rinnovata dentro e fuori, immersa nel verde, con una spettacolare piscina a due passi dalla Romagna e dalle Marche. Quindi andiamo a conoscere questa struttura e i suoi ospiti. Ci troviamo con Massimo Basili Moricoli, uno dei tre soci e colui che si occupa dell'accoglienza delle persone che vengono in questa magnifica struttura. Allora, raccontiamo quante camere ci sono e cosa offrite ai vostri clienti. Abbiamo 13 camere, all'interno c'è servizio al momento per il bed and breakfast, poi in futuro ristorazione ben più ampia in una struttura che c'è più avanti. La nostra idea è quella di coniugare natura e relax, cercando di far stare tranquilli i nostri clienti in un panorama e in un contesto abbastanza, se vogliamo dire, singolare, e quindi per il pubblico sia un posto che può essere nei pensieri quando uno ha un momento di desiderio, la sensazione di voler dire: oh, voglio andare a rilassarmi un attimino in un posto carino, vengono da noi. Questa, Massimo, è veramente una posizione strategica, perché siamo tra Marche e Romagna, siamo davvero immersi nel verde, c'è un silenzio paradisiaco, possiamo dire così, e quindi veramente un luogo di vero relax. Parliamo anche della piscina, perché insomma, è una struttura completamente nuova, tutta ristrutturata. Aria condizionata, frigo bar, letto super king size, tutta roba di alta qualità, compresi noi, ma sono modesto. A breve sarà pronto il sito con la possibilità di prenotare online. Siamo contentissimi e davvero tanti auguri a Massimo e Alberto per questa bellissima nuova avventura in questo posto strepitoso, tra l'altro proprio simbolicamente al confine tra Marche e Emilia Romagna, tra Gabice, Gradara e San Giovanni, proprio questo quadrilatero con Cattolica anche, che ci vede, diciamo, protagonisti di un'estate davvero calda sicuramente, ma anche ricca, piena di eventi. C'è bisogno molto a Gradara di ricettività di qualità, come è questo nuovo agriturismo che Massimo e Alberto hanno aperto, e quindi siamo felicissimi anche per la vista della nostra comunità, del nostro comune, per poter ospitare i nostri turisti visitatori in un posto di eccellenza. Quindi abbiamo una ricettività, diciamo, parcializzata un po' tutto il territorio, 400 posti letto a Gradara, quindi non tanti, però di medio alto livello e in piccole strutture di qualità, alle quali si aggiunge questo nuovo agriturismo della serie, che salutiamo con felicità e gli facciamo tantissimo in bocca al lupo per il lavoro e per tanto successo nel futuro. Serra è la nuova struttura che sorge nell'entroterra della costa adriatica marchigiana romagnola, poco distante dal mare e in area collinare. Un luogo incantevole dove vivere piacevoli momenti di relax. Ci troviamo con il terzo dei soci, Leonello Bonazzoli, colui che si occupa di tutto il territorio che prevede la parte agricola. Allora, quali sono le coltivazioni che state coltivando e qual è il futuro, poi, i progetti? Dunque, momentaneamente stiamo coltivando delle coltivazioni a livello cerealicole, vale a dire grano, foraggi, può essere girasole, comunque tutte culture a campo aperto, perché l'azienda si predispone molto bene, diciamo, per il territorio che è, la collina, si predispone per l'inclinazione che ha verso il sole, insomma per molte cose viene bene questo tipo di cultura. Poi abbiamo circa 120-130 piante di ulivo che hanno una quarantina, 40-50 anni. Siamo soci con la cooperativa Girolomoni, per cui l'azienda è tutta biologica e produciamo un automatico biologico.
Quest'anno abbiamo trebbiato il cece, sempre per alimentazione umana, abbiamo il lino per fare poi sia per alimentazione, oli essenziali, tutto quello, oli per i centri benessere, per tutto quello che riguarda, diciamo, la filiera del lino. Posto francescano. San Francesco amava la natura, la creazione, noi siamo proprio avvolti, quasi abbracciati dalla natura, per cui è un posto dove non solo il corpo si tonifica, ma anche l'anima può respirare. Devo dire che questo posto è veramente fantastico. Innanzitutto voglio ringraziare la proprietà di avermi invitato, ed siamo veramente a confine tra le Marche e l'Emilia Romagna. Noi siamo un territorio, appunto, come Regione Marche, di confine, che confiniamo con l'Emilia Romagna, però questo posto, lo voglio ricordare, siamo all'interno delle Marche, perché siamo all'interno del comune di Gradara, un posto veramente splendido, la vista è veramente mozzafiato, non vedo l'ora che arriva l'orario del tramonto, anche per riuscire a godere il tramonto. Devo dire che conoscevo già questa struttura da un po' di anni, ci venivo anni fa, è stata in parte recuperata e voglio anche farmi i complimenti col tipo di recupero che è stato fatto. Sono stati dati tutta una serie di servizi e sono convinto che il nostro territorio, anche perché siamo qui alle porte del Parco del San Bartolo, si dota di una nuova struttura che ha capacità ricettiva, di cui abbiamo veramente molto bisogno, ma soprattutto abbiamo bisogno di strutture come queste, che puntano alla qualità e quindi anche a un turismo magari che richiede determinati servizi, che sicuramente questa struttura saprà dare. Molto bello, e devo dire, tre imprenditori pesaresi che appunto hanno voluto stanziare e mettersi in gioco qui a Gradara, un posto bellissimo che prende poi alla fine quattro comuni, perché Gradara, Tavuglia, Gabicce, e quindi un posto che sicuramente per i turisti è relax, benessere, anche perché comunque ci troviamo nella natura, nella campagna, e devo dire che qui ci troviamo oggi un po' rilassati, no? dal caos della città. Quindi complimenti, un grande in bocca al lupo e spero che vada bene a questa nuova attività a Gradara. Sicuramente va ad accrescere l'offerta turistica di luoghi meravigliosi, perché poi siamo al confine, no, fra Gabicce, Gradara, San Giovanni, quindi dominiamo un po', da qui si domina un po' tutto il territorio ad alta vocazione turistica. È una struttura molto bella, di qualità, quindi siamo contenti che l'offerta turistica si possa accrescere anche con la presenza di queste strutture. Faccio i complimenti a Massimo e all'amico Alberto Tatò per aver messo in piedi questa bellissima struttura, che sicuramente darà l'opportunità a chi visita
scelta il luogo di stare nella pace della campagna, ma allo stesso tempo essere vicino un po' ai luoghi di maggiore interesse, quindi Gradara con le bellezze del castello e Gambice Mare con la bellezza del parco e del mare. Quindi è un crocevia perfetto. Mi trovo con Alberto Tatò, il terzo dei tre soci che abbiamo già conosciuto, al quale vorrei chiedere com'è nata questa avventura, perché tre persone che fate tre lavori diversi, ma insieme avete creato questo luogo di accoglienza. È un'avventura che è nata da un'occasione che ci è capitata davanti agli occhi. I miei due soci non si conoscevano, io conoscevo entrambi. Uno era appassionato di un grande intenditore di agricoltura biologica, l'altro appassionato di ricettività, di attività legata al mondo degli eventi, così. E ho messo insieme queste figure così, per fare insieme questa avventura. Entrambi sono dei miei grandi amici fin dall'infanzia, fin da quando eravamo bambini che andavamo all'asilo insieme, con uno in particolare, l'altro l'ho conosciuto qualche anno dopo, e quindi ci siamo lanciati in questa avventura. Serra Country House è un posto unico, un'immersione totale nella natura, un paradiso di pace e benessere, una nuova esperienza di relax tra mare, collina e cultura rinascimentale.